E Cittadella la radio è radio ufficiale del TEF, il Taranto Eco Forum, 25 e 26 maggio nella sede della Camera di Commercio, un evento, due giorni organizzati da Eurota ETS e da Remtech Expo, il più importante hub tecnologico italiano per l'innovazione ambientale che opera a Ferrara Expo. E noi stiamo facendo un vero e proprio viaggio tra i partner del TEF per capire quali sono anche gli argomenti che verranno trattati e quali sono le imprese che hanno aderito a questa due giorni. E oggi diamo il benvenuto al direttore generale di Ecologistic SPA, il dottor Ruggero Bruno, ben trovato. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Dunque, grazie a lei di esserci. Come lavora Ecologistic in termini di sostenibilità ambientale e anche insomma il perché di questa scelta poi di andare al TEF e sostenerlo? Beh, innanzitutto il TEF è un'occasione, io ringrazio gli organizzatori per aver richiesto la nostra partnership, perché è un'occasione importante per far conoscere al territorio quelle che sono le realtà industriali e operative che si occupano della soluzione di un grosso problema che è quello della produzione dei rifiuti. Infatti i nostri impianti sono vocati al trattamento di questi imballaggi da raccolta differenziata, in particolar modo dalla differenziata plastica, quindi raccolta presso le civili abitazioni di ognuno di noi, e noi provvediamo innanzitutto alla separazione di questi imballaggi in prodotti omogenei, in polimeri omogenei, quindi tutto il PET, che sarebbero le bottiglie dell'acqua che utilizziamo in casa, e poi i flaconi dei detersivi e tutti gli altri imballaggi che quotidianamente noi utilizziamo e dei quali ci disfiamo, noi li separiamo per categorie omogenee e poi all'interno dello stesso stabilimento provvediamo a rigenerare questo materiale, cioè quindi a renderlo nuovamente una materia prima per la realizzazione di nuovi prodotti. E Ecologistic oggi rappresenta una delle poche realtà che ha integrato più o meno tutti i cicli di recupero e riciclo di questo materiale, e quindi siamo quasi un emblema, non lo siamo ancora a 360 gradi, ma manca pochissimo per diventare un esempio unico di economia circolare. Quindi ecco, questo un po' per raccontare, direttore, anche che in qualche modo credere davvero a una nuova vita dei prodotti che invece consideriamo insomma immondizia è possibile, e questo aiuta il mondo soprattutto nelle condizioni in cui ci troviamo? Decisamente sì, perché ovviamente è anche un po' anacronistico che nel 2023 si possa ancora pensare che lo sforzo che ognuno di noi fa a casa del differenziare il rifiuto sia vano, perché ogni tanto sento ancora qualcuno che dice ma poi tanto va tutto in discarica. Assolutamente no, non sono più autorizzabili i nuovi impianti di discarica, bensì si sta rafforzando l'industria del riciclo che è già presente in Italia dagli anni 70, viene solo in questo momento conosciuta e riconosciuta come uno strumento per valorizzare questa risorsa, e quindi lo sforzo che ovviamente ognuno di noi dovrebbe fare e adottare sistemi di separazione già a casa molto molto efficienti e molto particolareggiati, perché questo facilita le operazioni di recupero e riciclo. Quindi l'attività che ognuno di noi svolge è uno dei tasselli che compongono poi l'intero mosaico. Insomma, un motivo in più per partecipare al TEF a Taranto nei prossimi giorni di maggio, e grazie al direttore Ruggero Bruno, direttore generale di Ecologistic SPA, per essere stato con noi. L'aspettiamo qui a Taranto, ovviamente. Grazie a voi e aspetto tutti i radioascoltatori anche lì a Taranto. Grazie, buona giornata.